Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte parla in Parlamento riferendo sul decreto rilancio, quel decreto di aprile tardato 50 giorni. La Gelmini di Forza Italia dice Conte si dissoci da Ricciardi. Ricciardi dava contro al sistema lombardo per un mero discorso strumentale che serve per difendere il governo dai suoi insuccessi e per attaccare la Lombardia, per attaccare in fin dei conti Matteo Salvini. Quindi interviene Maria Stella Gelmini di Forza Italia, dice le parole di Ricciardi sono di una gravità assoluta, è un intervento che non è rispettoso di chi ha combattuto in prima linea, non della regione Lombardia, ma dei cittadini. Poi si rivolge a Conte e dice: si alzi e pronunci parole di distinguo verso un rappresentante del suo partito. Solo così rispetterà gli italiani e preserverà l'Italia da uno scontro tra Stato e regioni di cui non abbiamo bisogno. Lei non è Premier dei 5 Stelle. Se vuole continuare a essere Presidente del Consiglio del Paese, non può deluderci. Non sono accettabili parole da querela senza che nulla accada. Intanto dice anche che Berlusconi ha fatto il tifo per l'Italia, dice il paese è stremato, sta esplodendo una rabbia sociale che è vostra responsabilità. C'è profonda amarezza per la task force, la burocrazia, le linee guida arrivate domenica per lunedì, i soldi non arrivati alle famiglie. La Gelmini accenna al coinvolgimento dell'opposizione, dice Berlusconi, che è uno statista, ha fatto il tifo per l'Italia e ha lavorato per colmare i ritardi, ma le nostre idee sono state bocciate. Vi chiediamo che le risorse non siano solo un risarcimento del danno, serve un progetto di rinascita, un'idea di paese che non c'è nei vostri provvedimenti. Poi chiede un coinvolgimento del Parlamento, se è ancora la casa degli italiani, se quest'Aula ha ancora un senso per le istituzioni, abbiamo il diritto di modificare i vostri errori. Infine attacca la maxi sanatoria degli immigrati irregolari e chiede una pace fiscale cancellando l'IRAP. Ma partiamo dall'ultima cosa che dice, se il Parlamento è ancora la casa degli italiani, quest'Aula, deve avere un senso, abbiamo diritto di modificare i vostri errori. Quindi, questo fa trasparire il disgusto non solo di Forza Italia, ma di tutte le opposizioni che in questa emergenza non hanno potuto dire niente, o meglio, hanno fatto finta di ascoltarli con dei tavoli, cabine di regia, inviti a Palazzo Chigi, ma alla fine erano solo di facciata per far contento Sergio Mattarella, che auspicava che tutti si parlassero e che le decisioni venissero prese tra tutti insieme i partiti. E così Conte ha fatto finta, ha fatto la pantomima, ha fatto la buffonata, la farsa, ecco, la parola giusta è la farsa di far finta di ascoltare tutti, ma alla fine non ha ascoltato nessuno. In quelle riunioni facevano finta di ascoltare. Tempo, ore perse, discussioni, ma alla fine erano solo di fatto, erano come quei tavoli che non servono a niente nelle aziende per decidere qualcosa che poi i titolari dell'azienda hanno già deciso. Quella cosa di facciata che fa finta di avere delle posizioni condivise, una collegialità. E così, questo dice la Gelmini, abbiamo il diritto di modificare i vostri errori se questo Parlamento ha ancora un senso. E poi dice, questi soldi non devono servire per tappare i buchi, dice, serve un progetto di rinascita, un'idea di paese che non c'è nei vostri provvedimenti. Quindi un progetto per la ricostruzione che in realtà in questi decreti non c'è. Ci sono un po' di soldi qua e là che lasciano il tempo che trovano. E poi dice Berlusconi è uno statista, ha fatto il tifo per l'Italia e ha lavorato per colmare i ritardi, ma le nostre idee sono state bocciate. Quindi Berlusconi molto elegantemente, molto saggiamente ha detto io vi aiuto, sostengo il governo in questo momento drammatico, ma il governo ha solo preso il sostegno di Berlusconi e poi se n'è fregato altamente e ha sempre fatto finta di ascoltarlo e ha fatto quello che ha voluto, e questo non è stato assolutamente bello nei confronti né degli italiani e neanche del partito di Forza Italia. Quindi
Gelmini poi dice: state ammazzando le imprese, torniamo in piazza. La Gelmini dice: presidente, come ha fatto a promettere che i soldi arriveranno in 24 ore? Ci basterebbero anche 15 giorni. Avete promesso 400 miliardi in crediti garantiti. Solo l'1% è andato a buon fine. Voi così le ammazzate le imprese. Noi combatteremo con gli italiani in Parlamento e nelle piazze, con distanziamento sociale ma soprattutto politico da questo governo. Quindi un distanziamento politico, dice la Gelmini, da un governo di questo tipo. No, non ve l'avevo detto, ve l'avevo detto nei video precedenti, in questo no. Conte ha garantito che i soldi arriveranno in 24 ore, ma con la burocrazia che c'è in Italia, con il sistema informatico che quasi è inesistente, dove le varie dipendenze del governo, le varie amministrazioni non sono collegate fra loro, i soldi arriveranno in 24 ore, è ridicolo. E poi certo, quando Conte si è pavoneggiato, 400 miliardi, 750 miliardi, alla fine solo l'1%, si parla di circa 4 miliardi che sono state. Sono arrivati questi soldi alle imprese, arrivati in prestito. Attenzione, stiamo parlando di prestiti garantiti dallo Stato, ma di prestiti che, come diceva Berlusconi, questi prestiti poi servono per pagare le tasse, capito? Lo Stato vi dice: vieni con me in banca, dai, andiamo in banca insieme. Io garantisco per lui, eh? Attenzione banca, io, Stato, garantisco per lui. Dagli i soldi che mi deve pagare le tasse, daglieli che mi deve pagare le tasse, garantisco io, daglieli. Questo è il discorso e quello che è successo nel governo. Intanto Fiano a Lega e Fratelli d'Italia dice: non vi appropriate del 2 giugno. Emanuele Fiano del PD risponde a Ricciardi e Gelmini. Dice: rispettiamo ogni cittadino e lavoratore, ogni lutto di ogni parte del paese. Rispettiamo l'opposizione, ma non smetteremo di dirvi la verità. Poi attacca la manifestazione del 2 giugno di Lega e Fratelli d'Italia. Vi volete appropriare del 2 giugno per manifestazioni di parte, per la prima volta in questo paese. Ma uno vi dice: ma Fiano, ma va là, chi si appropria del 2 giugno? Questi due partiti stanno andando a fare una manifestazione il 2 giugno e hanno legalmente tutto il diritto di farlo il 2 giugno, il 3 giugno, il 24 di dicembre, il Capodanno, il Ferragosto. Ognuno fa le manifestazioni quando caspita gli pare e piace. Emanuele Fiano, hai avuto l'occasione di parlare in Parlamento, al Parlamento riunito, al Paese, e vai a parlare, vi siete appropriati del 2 giugno. Ma che tristezza, ma parla di qualcosa di. Vuol dire che hai preparato questo intervento con tutte le cose che potevi dire, di qualunque tipo, hai pensato di parlare. Si stanno appropriando del 2 giugno. Ma mio Dio, questo vi fa capire il livello del Parlamento italiano. Ma come? Potevi parlare di quello che volevi, hai potuto intervenire davanti al Parlamento riunito per dire: vi state appropriando del 2 giugno? Ma va là, Fiano, ma va là, ma ritorna da dove sei venuto. E poi aggiunge: nessun lockdown alla democrazia. Fiano ringrazia il governo Conte, ma aggiunge: riaffermiamo la prevalenza parlamentare. Consci dell'emergenza, una fase eccezionale non deve intaccare l'equilibrio costituzionale. Nessun lockdown della democrazia, nessun scivolamento verso i pieni poteri come quelli chiesti dalla Lega. Fiano attacca Molinari: non abbiamo paura di nessuna commissione d'inchiesta che riguarda il governo e ogni regione. Se questo è il terreno dell'impegno comune, allora la Lega non ostacoli la nomina del presidente della commissione di indagine Lombardia che spetta all'opposizione. Quindi voi vedete che nell'intervento di questo Fiano c'è un chiodo fisso: la Lega. Lui pensa solo alla Lega, ma rilassati, pensa a risolvere i problemi del paese. Pensa a questo governo che ha fatto un decreto d'emergenza in 50 giorni, ma pensa a quello, guardatevi allo specchio, guardate quello che state combinando, non pensate alla Lega e a Salvini, no, liberate la vostra mente, liberate la vostra mente da Salvini. Intanto, Giorgetti poi
si arrabbia, ma lo vedremo in un altro video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.